Allora ho il piacere di invitare a salire sul palco il terzo coro, che è la Cappella Alessandrina, che è il coro della Cattedrale d'Alessandria. Esattamente, canteranno i molto livelli di Giussano Nautari. Eccoli, un applauso. Buonasera a tutti, sono Alessia e sono stata scelta per presentarvi il mio coro. Questa è la Cappella Alessandrina e io sono la più giovane corista. Siamo il coro della Cattedrale di Alessandria e prestiamo servizio ai pontificali del Vescovo, ma abbiamo alle spalle una lunga storia, essendo la Cappella Alessandrina nata 26 anni fa, ben più di quanti ne abbia il nostro direttore, che ne ha solo 20. Ora il coro è formato da una ventina di persone. Siamo un gruppo molto affiatato, dove la passione per il canto ci ha fatto incontrare, e da qui è nata una bella amicizia, forte e solidale, che ha rafforzato la nostra unione. Il più recente concerto che abbiamo fatto si è svolto il 30 aprile e abbiamo cantato in teatro, accompagnati dall'orchestra del biennio del liceo musicale della nostra città. E questa esperienza ci ha confermato come la musica sia unione di anime e di cuori, accrescimento e condivisione. Oggi tutto il nostro impegno sarà a sostegno del progetto di Medea, chiamato Casa Aurora. Medea è un centro antiviolenza per le donne che subiscono violenza. È attivo ad Alessandria, da 7 anni, dove un gruppo di operatrici professioniste forniscono accoglienza, sostegno e supporto psicologico per aiutare le donne a contrastare e ad uscire da situazioni di violenza per lo più domestiche. Il progetto che presentiamo oggi si inserisce in un progetto più ampio che si chiama Casa Aurora, dove sono stati individuati 3 alloggi protetti per ospitare donne che sono costrette a lasciare il loro domicilio. Qui le donne vengono ospitate per un periodo temporaneo di circa 6 mesi con i loro figli. In caso di vincita, il premio servirebbe a dare un sostegno di tipo materiale ai figli di queste donne e in particolare l'acquisto di beni di prima necessità, come ad esempio pannolini, ausili per rendere confortevole il loro soggiorno come un passeggino o un lettino. Grazie!